Cheers that greeted Igor Protti's feet still echo around the Stadio Armando Picchi in Livorno. The fans loved him from the start. He made his debut for Livorno in 1985. And 19 years later, he helped the team return to Serie A in 2004 after 55 years in the lower divisions of Italian football. Il mio amore con Livorno nasce molto lontano. Mi è entrato dentro per il modo di fare della gente, per la passione della gente nei confronti della sua squadra di calcio e soprattutto per il lungo periodo di delusioni sportive. Seriali. Mi sono innamorato dei perdenti seriali perché è sempre stato il mio modo di fare calcio con l'attaccamento alla maglia, e quindi un anno di Serie A con la maglia del Livorno era un sogno, anzi forse più di un sogno. C'è Lombardo with the cross. Protti. It's the perfect end for Igor Protti. E quindi cose che ovviamente rimangono nel tuo cuore e rimangono nella storia del calcio di Livorno. Igor Protti in the hearts of the Livorno fans forever. Last summer, the 54-year-old former striker returned to the Tuscan port city to coach the team whose destiny was entangled with his own. They had gone bankrupt and had to start from scratch in the fifth tier. Il mio obiettivo principale con la mia presenza nel Livorno è quello di stare a contatto quotidiano con la squadra, con i miei giocatori, per cercare di portare un po' di quel calcio che io ho vissuto e nel quale credo fortemente. Un calcio fatto di rispetto per gli altri, soprattutto per chi ti viene a vedere e ti segue. E quindi non un calcio individualista, ma un calcio altruista. A graceful and lethal finisher, Protti scored more than 200 goals in his professional career, many of them for Bari, where he was nicknamed the Tsar, and topped the goal scorers chart in 1996. He's the only player to win the capocannoniere and get relegated in the same season. He also played for Lazio and Napoli in the 90s. Neither spell was incredibly successful, but he has fond memories of both clubs. Sono state due annate diversissime. Alla Lazio era una Lazio che in un periodo importante di crescita segnai e 7 gol, anche se uno nel derby del pareggio al 92esimo io considero che vale 10, quindi 10 più 6 fa 16. Quella di Napoli invece sportivamente purtroppo non posso considerarla così, è stata un'annata molto complicata e difficile, però ho un ricordo bellissimo anche di quell'anno, della città, della gente, dell'amore che la gente di Napoli sa regalare alla sua squadra. Lazio and Napoli meet at the Stadio Olimpico on Sunday night, and the former number 10 prefers to pick out two protagonists rather than predict who'll come out on top. Zaccagni è una piacevolissima sorpresa, anche se a Verona aveva fatto molto molto bene ed è un giocatore importante per la Lazio, si sta dimostrando un grande realizzatore, malgrado non sia un attaccante vero e proprio con le caratteristiche della punta vera. Mertens, secondo me, è stato una delle sorprese più grandi negli anni passati, perché onestamente non avrei mai pensato che da centravanti potesse fare quello che ha fatto, il numero di gol che ha segnato. Dico sempre che mi piacerebbe non vedere perdere nessuno, quindi direi che
il risultato che spero di solito è il pari, anche se poi il pari oggi con i tre punti è una mezza sconfitta.